Pronto, buonasera. Buonasera, al ristorante Reggio Calabria, Scilla. Sì. Il Ponte. Sì. Buonasera, io chiamo da Messina. Sì. Lei è titolare? No. Posso parlare con lei la stessa cosa? Dipende da che cosa. Siccome devo portare delle persone importanti da voi. Gentilmente un menù tutto a base di pesce. Sì. Cioè, persone? 8 persone, sì. Però sono delle persone, c'è pesci particolari gentilmente, comunque lo dico per lo chiaro, sono un autista di un onorevole. Troppo. Ecco, dove mi ha incaricato di prenotare. Sì. Allora. È una cena per 8 persone. Per quando? Guardi. E la data si può stabilire tra una settimana. E per sapere per regolarci il pesce che dobbiamo trovare. Ecco, mi dica lei. Perché io oggi vi dico c'è, certo. Cernia, quando poi la settimana prossima non c'è. Certo. Non lo so, come diciamo, perché loro piace tipo quelle, tipo napoletane, fasulare, mettono tutta sta roba qua. Qua frutti di mare, vanno pazzi per frutti di mare. Nell'antipasto o nella prima? Benissimo. Lei? Nell'antipasto, se vuole, io li posso fare trovare, se i fasolari, che le cozze gratinate, qualche altra cosa che si trova raramente, vediamo. Ecco, lei, tutto quello che ci ammetta, non si preoccupa, mangiano tutto, l'importante è che, ecco, loro parlano sempre bene dei napoletani. Insomma, non è che questi napoletani poi sono tante. Ma fare potete bene pure noi cassette, no? Ecco, non è che sono tante queste napoletane, insomma, vappe, ecco, diciamo, parliamo chiaro. Però siccome del suo locale mi hanno parlato sempre bene e c'è un professore che è di Messina che viaggia per Reggio, mi ha parlato molto bene di voi. Allora, io voi volete sapere il prezzo o volete... No, non si preoccupi, qua non ci sono problemi di soldi, lei non si preoccupa. Non l'avevo capito. Questo. Ecco, l'importante è che... Allora, Sì. Io stasera parlo col cuoco. Sì. E gli dico che mi deve trovare il pesce particolare per quel giorno là. Io a lei la chiamo martedì, per dare la data se è mercoledì, giovedì o venerdì. Ok. Perché la prossima settimana che loro si trovano là, l'onorevole si trova a Reggio, mi ha capito? Sì, allora lei mi chiama e io le faccio sapere lo scelto quello che mi ha trovato. Ecco, poi diciamo vorrei fare amicizia diciamo con un ragazzo, quello che serve. Sì. Se c'è, non so chi serve i tavoli. Ecco, ce lo voglio parlare chiaro, tipo che lo conoscesse da una vita a lei, va? Guardate, a pranzo o a cena? No, cena è. Cena, va benissimo, non c'è problema. Poi parlo io con il ragazzo e... Sì, ecco, c'è un particolare, no? Siccome l'onorevole è un po' diabetico, io le do un medicinale che lui poi glielo mette nel piatto a lui personalmente. Mi ha capito? Okay. Senza fare capire agli amici che ci sono a tavolo. Non capito. Cioè parliamo chiaro, io sono un autista, lavoro per 2000 euro al mese, gli diamo sta sostanza, lui poi si fa un pochino di sonno parlando fra me e lei e io mi scopo la moglie sua, come gli altri, come lui si scopa le ragazzine, cioè parliamo chiaro, va? Ecco, a me quello che mi... Parlate con lui. Tanto lui dopo che gli mettiamo sta medicina dorme, io ho compagnia in albergo, lui si addormenta, sua moglie mi apre la porta. Che poi giustamente non facciamo nome quando usciamo di là perché poi lei lo noterà chi è questo onorevole, è una persona che si è visto anche in televisione. No, non viene qua perché parlando fra noi uomini questi bastardi sono dei viziosi. Si fanno i ragazzini, fanno tutto quello che vogliono, sono padroni di tutto. E se io mi scopo la moglie di loro, sono padrone pure io. Ecco, questo è quello che conta nella vita. Io mi ha fatto piacere parlare con lei. Io mi chiamo Francesco. Va bene. Quando la richiamo, lei si ricordi Francesco? Certamente, non occupare.
Io, ma ti devo dire quando c'è lei? Lei come si chiama? Domani di domenica. Ok, benissimo, Domenico, grazie, sei stato gentilissimo. Martedì ti chiamo. Va bene. Ciao, grazie. Ciao.